Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo nostro ormai solito appuntamento con il riassunto dei fatti di una settimana. Siamo alla prima settimana del mese di dicembre, tanta cronaca in questa settimana, ci avviciniamo al Natale e questo incide anche, vedremo come, sulla cronaca. Intanto, dopo 4 anni dall'apertura dell'inchiesta, la Procura della Repubblica di Ivrea ha chiuso le indagini sulle patenti facili con 20 richieste di rinvio a giudizio. Quasi tutti canavesani, quasi tutti accusati a vario titolo di falso ideologico e sostituzione, di persona. Che cosa succedeva? Succedeva che chi per motivi, dipendenze da alcol o di droghe non poteva più riavere la patente, beh, qualcuno aveva studiato un metodo. Walter Brunero Manera, 57 anni, di Quornier. Diceva di essere un dipendente della prefettura, si era inventato un modo per guadagnare soldi facili, ovviamente, mandava qualcun altro in sostituzione del titolare della patente a fare gli esami del sangue, poi con quegli esami del sangue il titolare della patente andava, per fare la visita e riaveva la patente, ovviamente perché il sangue risultava pulito. Il tutto costava dai 300 ai 1000 euro, 20, come abbiamo detto, le richieste di rinvio a giudizio. E poi, svelato il mistero dell'assassino l'assassinio di Benito Peloso, il pensionato di Ivrea trovato morto, strangolato il 2 aprile scorso nell'alloggio di Via De Gaspari ad Ivrea. Ferdinando Genovese, 56 anni di Ivrea, disoccupato, potrebbe essere lui l'assassino, almeno questo secondo gli inquirenti e secondo la procura, che ha chiesto e ottenuto per lui un mandato di arresto in carcere. Vediamo come sono arrivati gli inquirenti a smascherarlo. All'inizio un po' tutte le strade erano così aperte. A un certo punto un vicino di casa fa una dichiarazione molto importante. Dice: ho visto questa persona genovese lì un'ora prima di quello che è l'ipotetico orario dell'omicidio. E quindi collochiamo una persona lì, semplicemente sotto casa. A questo punto però vengono sentiti dai carabinieri tutta una serie di persone e il genovese incomincia questo atteggiamento così negatorio. E chiaramente ha cominciato a far sì che i sospetti si puntassero su di lui, perché ha negato di essere stato presente lì. Compare in questa fase, ripeto, in maniera del tutto indipendente, l'inserimento della Polizia di Stato, nel senso del commissariato di Ivrea, perché la polizia, per strade completamente diverse, viene a sapere da delle fonti che una certa persona aveva fatto delle confidenze, aveva parlato del fatto che Genovese cercava che questa persona, adesso non vi dico il nome perché è stato indagato anche questa persona qua, questa persona gli desse un alibi falso. Quindi si sa in giro che Genovese aveva contattato una persona perché questo gli desse un alibi falso per quanto riguarda il giorno. Allora a questo punto viene sentita questa persona, viene sentita anche la moglie di questa persona, anche qui vengono effettuate delle intercettazioni ambientali e si viene, da parte della polizia, si viene a capire che effettivamente c'erano stati questi contatti, questa persona non aveva dato l'alibi, nel senso che non ha detto no, quella mattina, la mattina del delitto non era da me, mentre lui, Genovese, dice, era andato da questa persona per giocare a carte. Questo dice, sì, giocavamo spesso a carte, ma quel giorno io non ricordo assolutamente. Nonostante la fonte abbia detto, più volte ha insistito Genovese perché gli desse questa persona l'alibi falso. Quindi tutta una manovra articolata, vedete, prima sugli spostamenti, poi su cercare una persona che ti possa seguire sul fronte dell'alibi falso. Il genovese ha maldestramente, probabilmente, ricollegando la nostra conoscenza al ritrovamento del cadavere, cioè fa partire la sua assenza da Ivrea dal giorno in cui noi veniamo a conoscenza della presenza del cadavere, non calcolando che le tracce che lui aveva lasciato il giorno prima noi le avevamo nel frattempo ricostruite. Quindi anche nel chiedere ai testi, nel cercare di influenzare i testi, perché non è solo
diciamo così, uno dei testi che è stato avvicinato telefonicamente del genovese per cercare diciamo così, di indurlo a dichiarare alcune cose, partono sempre con l'handicap di questo errore di fondo, perché effettivamente poi i testi invece risultano genuini, nel senso che dicono sì, è venuto, ma il giorno dopo. Quindi per dire che c'era un quadro indiziario, certo, indiziario, ma molto molto pesante, a pagare la procura, assolutamente sufficiente a far sì che la persona possa essere stata attinta alla misura cautelare. Poi, scusate il termine, ciliegina, è arrivato il risultato del rischio. È risultato che vi è il DNA di Genovese nelle tracce di materiale biologico trovate sotto le unghie della vittima. Fra le notizie che poi hanno fatto maggiore scalpore in questa settimana c'è l'arresto del luogotenente dei carabinieri Mario Sorrentino, comandante della stazione di San Giorgio. Ad arrestarlo sono stati i suoi stessi colleghi. L'accusa è pesante, molestie sessuali su minore. Avrebbe palpeggiato 6 mesi fa, quando era in servizio a Biella, un quindicenne che poi lo ha denunciato. Le indagini sono scattate subito dopo l'episodio, sono durate 6 mesi e alla fine è arrivata la richiesta di arresto. Lui è agli arresti domiciliari. Sono sempre casi delicati questi quando i minori denunciano abusi da parte di maggiorenni. Bisogna vedere come andrà a finire. Certo che 6 mesi di indagini sono lunghe e se alla fine di 6 mesi è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio, qualche motivo ci sarà, anche se, ripetiamo, bisognerà aspettare il processo perché le sorprese in questi casi sono sempre dietro l'angolo. Giorgio Palmieri, invece, reo confesso della strage di Caselle dello scorso gennaio in cui furono uccise, ricorderete, 3 persone, era capace di intendere, lo ha stabilito la perizia psichiatrica del perito nominato dal GIP. La perizia verrà discussa in aula, ma della strage, ricordiamo, è accusata anche Dorotea De Pippo, la moglie ed ex colf della famiglia che è stata sterminata. E poi un vero e proprio bazar del rubato con tutti gli arnesi atti allo scasso, ma anche alla truffa, soprattutto nei confronti di anziani, è quello che hanno trovato i carabinieri in un campo nomadi di Torino. A seguito di alcuni riscontri informativi sulla presenza di armi e re furtiva all'interno del campo di nomadi sinti piemontesi di Torino, in corso Unione Sovietica, abbiamo chiesto e ottenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino un decreto di perquisizione che autorizzasse l'accesso presso tutti i prefabbricati esistenti in quell'appezzamento di terreno e ci consentisse anche la perquisizione di tutte le 115 persone presenti. L'attività di polizia giudiziaria è stata eseguita ieri mattina da un numero complessivo di carabinieri di 164 con l'aiuto di un contingente mobile di rinforzo che cinturasse la zona. Abbiamo perquisito tutti i prefabbricati presenti e le persone. Rinvenendo numerosissimi beni di cui adesso stiamo cercando di attribuire la paternità. Ed anche alcune armi da fuoco, provento di furto in abitazione nei comuni di Moncalieri e Torino. In particolare, armi da fuoco sono 2 pistole, una calibro 9x21 e una calibro 22, rubate un paio di anni fa. E i fucili invece sono delle carabine, anche questo oggetto di furto a fine novembre di quest'anno, quindi furto molto recente, furto in abitazione. Inoltre abbiamo sequestrato quasi 20.000 euro in contanti e un numero altissimo di orologi, gioielli, orecchini, abbigliamento di marca con etichette che riteniamo possa essere provento di delitto. Quindi adesso la fase successiva di questa indagine sarà cercare di ricostruire il percorso di questa merce e attribuire la paternità di questa. Non abbiamo fatto degli arresti, in particolare le armi e il materiale per la contraffazione di targhe, rice trasmittenti per l'ascolto di frequenze radio della polizia e dei carabinieri, ancora tesserini falsificati.
incaricati grossolanamente dell'arma dei carabinieri e della polizia di Stato sono stati rinvenuti presso canali di scolo delle acque e tombini per la raccolta delle acque reflue, e pertanto non è stato possibile attribuire a un determinato soggetto il possesso di questi beni, evidentemente che costituiscono un reato anche molto grave. E quindi l'attribuzione è complessivamente ai residenti all'interno del campo Noma di Sinti, e sta a noi adesso cercare di ricostruire a livello investigativo chi possa averli utilizzati in questi mesi. Armi di questo genere, escludendo le pistole che hanno un utilizzo estremamente versatile, in più possono essere utilizzate in molteplici circostanze, armi come i fucili che ho alle mie spalle, che sono tra l'altro muniti, uno dei quali è munito di cannocchiali di precisione, possono essere certamente utilizzati per azioni criminali di più vasta portata, per esempio intercettazione di furgoni portavalori o altre attività di spessore criminale più elevato, che comportino una maggiore potenza di fuoco. I sequestri delle armi da fuoco e del materiale a livello probante più pericoloso, tipo per gli scanner e tesserini falsi delle forze dell'ordine, sono stati trovati all'esterno delle abitazioni in locali non abitati. Mentre per quanto riguarda la refurtiva, i soldi e materiale d'oro di cui adesso dobbiamo attribuire la paternità, invece sono stati trovati all'interno delle abitazioni. I proprietari ne hanno tra l'altro rivendicato la paternità, adesso però stanno cercando di capire se stanno dicendo la verità oppure se effettivamente questi beni sono, come pensiamo, provento di altri reati. Soltanto il denaro sono oltre 20.000 euro per 100 persone sottoposte a perquisizione, più ci sono tutti orologi, tra l'altro alcuni di valore perché sono antichi, dobbiamo ancora brevemente farli verificare per capire quanto possano valere oggi, ovviamente si esclude il valore affettivo di chi ha subito questi danni, che non è naturalmente monetizzabile e commensurabile. Ed è fondamentale per noi che vi sia dato risalto ai beni oggetto di sequestro e si possa al più presto trovare i proprietari. I proprietari possono recarsi presso il comando compagnia Carabinieri Mirafiori di Torino, previo appuntamento, così riescono a vedere tutta la merce sequestrata, e laddove vi siano dei riconoscimenti noi chiederemo alla procura la restituzione dei beni ai proprietari. E poi, fra le altre notizie di cronaca, davvero tante, le vediamo così en passant, come si dice. Quattro romeni sono stati arrestati a Brandizzo perché rubavano gasolio da una cisterna presso la stazione sottoelettrica dell'alta velocità ferroviaria. 16 quintali di fuochi d'artificio stipati in un furgone, un italiano di 32 anni, di Settimo Torinese, è stato denunciato, e con lui anche un ragazzo di 16 anni per favoreggiamento. Poi dicevamo come la cronaca entra nell'avvicinamento del Natale. Beh, è stata una settimana davvero disastrosa per alloggi, villette, negozi, furti in tutto il Canavese, da Rivarola di Ivrea, passando per Pavone, a San Bernardo di Ivrea, qui addirittura i ladri sono entrati due volte nella stessa casa. La prima volta avevano visto la cassaforte ma non erano riusciti a portarla via, la seconda volta sono tornati con gli attrezzi giusti e l'hanno completamente sradicata. Furti anche a Chiaverano, a Pavone, insomma in tanti comuni si comincia a parlare di ronde. Poi villette prese di mira, appartamenti, negozi, anche l'ufficio postale di Prascorsano, che è stato letteralmente devastato dai ladri. Poi, tanto per fare un elenco, Gallo, Tannerì, Casporte, Ricci, a Rivarolo, in una settimana, quattro spaccate, quattro negozi, sempre la stessa banda o bande che operano allo stesso modo, spaccate e fuga con un tombino, una bombola del gas, qualunque attrezzo è buono per spaccare. Prendere quello che c'è in vetrina e fuggire prima che arrivino i carabinieri. Anche qui si parla di ronde. Il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, anche a nome di Giuseppe Pezzetto, sindaco di Quarnier, ha scritto al prefetto, ha chiesto un incontro urgente e ha chiesto al prefetto di intervenire, perché si sta creando, e su questo il sindaco di Rivarolo e il sindaco di Quarnier certamente hanno ragione, un allarme sociale, perché nel momento in cui si parla di ronde certamente qualcuno le intende non solo armate di telefonino per avvisare i carabinieri.
Poi a Castellamonte c'è stato un arresto in frazione Preparetto, Donato Lonero, 43 anni, è entrato nella casa della vicina, una cinquantenne, per rubargli 110 euro, sfondato la porta, ma l'aveva anche già minacciata, quindi è stato denunciato anche per minacce. Molestava la panettiera, quindi è stato arrestato un 48enne abitante a Volpiano per stalking, centinaia di messaggi volgari, una panettiera di 45 anni, un giorno si è presentata in negozio per convincerla a stare con lui, ma ha trovato ovviamente ad attenderlo i carabinieri. Un operaio 43enne della Luxottica di Lauriano è stato denunciato per ricettazioni, aveva centinaia di occhiali di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Poi 750 euro in contanti e la rapina portata a termine al supermercato Inks di Via Platis a Chivasso, un rapinatore solitario, si è presentato alla cassa armato di pistola, ha preso i soldi e poi è fuggito a piedi ed ha fatto perdere le tracce. Insomma, tanti gli episodi che creano davvero un allarme sociale. Poi la settimana ha visto anche fra i tanti lutti un personaggio, la morte di un personaggio molto conosciuto, Edis Domaine, 64 anni. Era da tempo malato, ma questo non gli impediva di seguire soprattutto i rally, che erano la sua grande passione. Pilota di rally dal 66 al 94, era molto conosciuto anche perché aveva fatto il meccanico riparatore di auto da rally, aveva gestito con il papà Mafaldo in strada Ivrea a Torre una officina. Lasciamo la cronaca, ma la settimana è cominciata sulla protesta a Chivasso per dire dei cittadini, quasi un migliaio, per dire no all'ampliamento della discarica di Pogliani. Nella discarica nessun milione, solo Ciuffreda e Torcione! In piazza contro questa discarica e la gente mi pare che si è fermata per strada, ha voluto capire, perché forse non tutti conoscono questo problema. E il problema è che Chivasso, purtroppo, i chivassesi in se stesso, la discarica, qualcuno ancora non capiva bene dove fosse, cosa fosse, che cosa stesse succedendo. Invece oggi abbiamo una collina di 4 milioni di metri cubi, che questa amministrazione la vuole portare a 5, vendendo un progetto West End come officina del futuro, ma non dicendo che prima dell'officina del futuro deve arrivare 1 milione di metri cubi, e poi forse in seguito potrebbe esserci questa officina fantomatica del futuro che dicono loro. Noi siamo contrari assolutamente a questo nuovo arrivo di RSA, che cosa vuol dire RSA? Rifiuti solidi assimilabili, quindi rifiuti industriali, da tutta Italia, oltretutto, da tutta Italia, non un problema di rifiuti della regione, della provincia che non sussiste. Quindi l'amministrazione deve dire no assolutamente a questo nuovo ampliamento, non possiamo accettare una cosa del genere, non lo possiamo accettare. In un territorio che ha già dato un mucchio di. È già di per sé rovinato, e non possiamo accettare una cosa del genere, in maniera più assoluta. Voi l'avete detto, per 1 milione di metri cubi e per i soldi che potrà rendere pochi per vero l'amministrazione comunale, non siete disposti a vendere la vostra salute? Ma nella maniera più assoluta, ma neanche per 1 metro cubo saremmo disposti a vendere la nostra salute, nella maniera più assoluta. La discarica doveva essere chiusa. C'è una delibera del 2008, la discarica deve essere chiusa nel 2015, stop, basta. E questa amministrazione ha fatto la campagna elettorale su questa cosa. Questo sindaco ha fatto la campagna elettorale dicendo che sarebbe stata chiusa la discarica, battendosi per l'ambiente, e questo non mi sembra il caso, non mi sembra che stia succedendo questo, anzi tutt'altro. Questo è stato un primo tentativo di capire anche come la città di Chivasso avrebbe potuto rispondere ad un certo tipo di messaggio. Diciamo che non solo la partecipazione diretta è stata importante, ma il fatto comunque di manifestare un certo tipo di disagio all'interno di Chivasso e sul territorio di Chivasso ha avuto una buona risposta anche da parte delle persone che probabilmente prima non avevano né piacere né voglia, magari per disinteresse o per il fatto di non essere mai stati interessati o informati, partecipato attivamente. Noi siamo comunque molto contenti del fatto che questo messaggio è passato e che alla fine un messaggio di tutela della cittadinanza e della salute, prima di interessi privati, questa cosa sia stata ben recepita da parte dei chivassesi. Anche perché qui cambiano le amministrazioni, cambia il colore politico, quello che non cambia è il futuro sempre della discarica, tutti la vogliono. Ma il problema infatti è proprio questo, perché senza fare campagna elettorale noi eravamo molto
fiduciosi su un cambio di rotta molto repentino, anche perché il programma elettorale è stato molto chiaro. Ahimè, devo dire che alla prima occasione in cui si è parlato di finanze, quindi di economia o di buchi di bilancio, si è parlato immediatamente di discarica, come se fosse il panacea di tutti i mali. Ora, secondo me un'amministrazione credibile, o comunque persone che sono alla fine degli amministratori, dei manager, anche se hanno a che fare con la Respubblica, devono essere in grado di gestire determinate situazioni come una città di 27-30 mila persone senza pensare sempre ed esclusivamente al business dei rifiuti, perché il business dei rifiuti lo fanno prima di tutte le multinazionali, le società private, e i cittadini non devono pagare questo business. C'erano delle promesse che sono state disattese. Allora, lei ricorderà come me la marcia del 7 dicembre dell'anno scorso, dove a fine della quale si sarebbe firmato il cosiddetto patto fra sindaci. All'epoca mi viene chiesto quale valenza avesse questo patto, io dissi immediatamente è un patto che può avere una valenza semestrale, soprattutto in ordine al fatto che ci sarebbe stato il rinnovo dell'amministrazione da dicembre 2013 al maggio del 2014. Così è stato. Il sindaco di Montanaro dell'epoca, Marco Frola, ora è ex, l'attuale sindaco si chiama Giovanni Ponchia e ha preso una decisa e netta posizione a fronte della situazione attuale, che insiste e vuole continuare a insistere purtroppo anche dopo 30 anni, dove si dovrebbe vederne la chiusura, si parla di ampliamento. Quindi voi siete in piazza perché volete che chiuda la discarica e volete una nuova politica dei rifiuti? Senz'altro, il primo obiettivo è quello della chiusura della discarica e la negazione al suo ampliamento, perché esiste una condizione oggettiva, quella del fatto che mediamente le discariche hanno appunto questa vita, è stata nel tempo prorogata, l'ultima definita all'ampliamento è stata quella dell'8 ottobre di quest'anno, però noi crediamo che il territorio abbia dato molto di più di quello che poteva. Ci è stato chiesto veramente l'inverosimile e attualmente stiamo resentendo quasi la sensazione dell'esasperazione. Settimana di pioggia ancora, non eccessivamente intense, non ci sono stati allarmi meteo particolari, ma in via Bicocca a Rivarolo, come succede ormai da anni, sono finiti sott'acqua i garage delle case ATC e sentiamo anche perché. Ci risiamo. Ogni volta che piove, che scatta l'allarme meteo per fiumi e colline, il garage delle case ATC di via Bicocca a Rivarolo finisce sott'acqua. Va avanti ormai così da anni, con l'ATC che rimprovera i residenti di non avere un comitato che possa fare da interlocutore, che dice di non avere i soldi per intervenire, che tira in ballo il comune per l'urbanizzazione della zona che, ad onor del vero, contribuisce all'allagamento dei garage. Ma al disagio non indifferente, ai costi per i residenti, visto che ogni volta devono fare la colletta per pagare almeno il gasolio alla protezione civile alla quale si devono rivolgere per svuotare il garage, si unisce ora anche il problema della sicurezza pubblica, che, questa sì, è responsabilità del comune. A mollo, nel garage, dove c'è più di un metro d'acqua, ci sono anche le cassette dell'arrivo e dello smistamento della corrente elettrica. E l'accesso al garage è libero. Cosa succede se un bambino, magari per andare a prendere un pallone caduto di sotto, si infila nel garage? E se ci fosse dispersione di corrente elettrica nell'acqua e qualcuno rimanesse fulminato? E con il gelo, quale effetto avrebbe la dilatazione del ghiaccio sulle fondamenta della struttura? Non si dica poi che non lo si sapeva. Che il garage sarebbe finito sott'acqua, l'ATC lo sapeva talmente bene che ha addirittura fatto affiggere un avviso. Anche perché sono previste delle pompe ad immersione per portare via l'acqua, ma quelle vecchie si sono rotte più di un anno fa e quelle nuove sono state sì sistemate, ma dopo qualche mese sono state di nuovo tolte e quindi non ci sono più. E anche il comune conosce bene la situazione e se non bastasse la conoscenza storica del problema, il consigliere comunale Renato Navone, che ha fatto un sopralluogo, si è impegnato a riportare la questione sui banchi del Consiglio Comunale. Un sopralluogo, ma che cosa si può fare?
È una domanda un po' difficile, cosa si può fare? Io ho visto l'effetto qual è, no? È un effetto disastroso, perché poi qui ormai la zona è bonificata, è una bella zona, è trovare la causa. Io penso che la TC, magari in sinergia col comune, che non è il proprietario comune degli appartamenti e degli alloggi, dovrebbero in sinergia trovare la causa di queste cose qui e porre rimedio. Si potrà intervenire dal punto di vista urbanistico, oltre che sulla struttura proprio della TC? Ma questo sì, dovrebbero dirlo i tecnici del comune per capire bene che cosa succede per quel che concerne la parte del comune, se esiste una parte del comune. Però, come ti ripeto, sono problemi in sinergia fra comune e ATC, secondo me questo è un problema. Poi noi faremo anche un'interrogazione per chiedere al comune magari di intervenire un po' pesantemente nei confronti dell'ATC per cercare di almeno tamponare e risolvere questo problema. Ecco. Nel pomeriggio poi l'intervento del sindaco e dell'assessore all'urbanistica per mettere in sicurezza con la polizia municipale e i vigili del fuoco almeno le rampe, in attesa di un confronto martedì con l'ATC. Mobilitazione poi in fine settimana a Sparone, alla IMS, la ex Ceresa, un'azienda di stampaggio metalmeccanico dove si lavora molto, ma la crisi sembra essere soprattutto quella finanziaria. Protesta fuori dai cancelli, com'è la situazione? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che all'interno abbiamo tanto lavoro, ma i bilanci aziendali parlano di grosse perdite. Quindi la nostra preoccupazione è l'avere il lavoro e il rischio di un fallimento all'interno dell'azienda. Siamo passati da 2012 con un bilancio inattivo e una produzione molto bassa su della Maserati, noi produciamo componenti per la Maserati e dell'Iveco. Siamo passati da 20 vetture a 150 e invece di andare meglio con i bilanci parlano di passivi e da cifre da capogiro. Quindi la nostra preoccupazione, noi chiediamo un incontro con l'azienda e possibilmente anche con le istituzioni per capire com'è possibile questa cosa, se è un problema di cliente, se è un problema di male gestione. Noi siamo molto preoccupati, insomma, di arrivare entro fine di quest'anno o dell'anno prossimo ed essere falliti, insomma. La mia preoccupazione nostra, dei nostri colleghi, è questa qua. Fino a un mese fa eravamo in 350 dipendenti. Adesso c'è stata una cessione di ramo d'azienda in un'altra società, quindi già con i bilanci che sono come sono, perdendo ancora un pezzo di lavoro, mi domando che intenzioni abbiano nel suo futuro. E adesso continuerete a protestare fino a che non otterrete l'incontro? Tanto continueremo con tutta la giornata di oggi, possibilmente domani a presidiare qua sulla fabbrica. Martedì c'è già stato comunicato che avremo un incontro con l'azienda, ma in ogni caso noi sarà un incontro, okay, ma vogliamo delle risposte. Spero che abbiano le risposte giuste alle nostre domande, perché altrimenti continueremo a presidiare. È la settimana anche di avvicinamento allo sciopero generale proclamato da CGL e UIL, mentre la CISL non ha aderito. A Rivarolo quindi c'è stato un assaggio di sciopero in Piazza Chioratti con un'assemblea aperta. E poi questa è la settimana che ha festeggiato l'arrivo trionfale ad Ivrea di Paola Gianotti, che ha conquistato il record mondiale femminile del Giro del Mondo in bicicletta. Abbracciata dagli amici, dai parenti, da tutti quanti. Un bellissimo momento. Paola, scusami, ciao. Posso abbracciarti a nome di tutti gli eporediesi, di tutti gli appassionati, di tutti i veri e grandi uomini e donne che si vogliono applaudire con un'impronta fantastica. Paola Gianotti! Un abbraccio ideale per questa grandissima donna. Ieri sera, e l'ho ripetuto sul palco oggi, ieri sera ti ho detto, tu mi hai impressionato non solo per l'impresa sportiva da atleta, perché è un'impresa veramente fantastica, ma per quello che hai fatto, ma anche come donna, perché l'atleta passa, ma la donna non passa mai e tu te lo meriti. Complimenti. Andiamo su, andiamo sul palco, ci lasciate passare? Ciao! Thank you.
penso che Paola Gianotti, ti stiamo rubando veramente a tutti, ben arrivata, bentornata. Grazie, grazie mille, sono emozionatissima. Si vede veramente, poi insomma ti stanno tornando tutti felici, emozionatissimi. Guarda, credimi, è stata da pelle d'oca vederti arrivare qua a Ivrea. E tu come l'hai vissuta? Anch'io emozionatissima, è stato bellissimo arrivare fino qua, dimostrare che se si ha un sogno si arriva fino in fondo, che non c'è niente che ti possa distogliere da un obiettivo se ci credi veramente. Questi i principali fatti di questa prima settimana del mese di ottobre. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.